Stamattina presso il Tempio di Adriano di Roma l'onorevole Mara Carfagna ha presieduto la tavola rotonda sui costi delle diseguaglianze sociali in occasione della presentazione ufficiale dell'Associazione Diritti in Cammino, di cui è presidente. L'associazione Diritti in Cammino nasce a Roma con lo scopo di sostenere e proteggere i diritti umani e civili e dunque battersi contro tutte le discriminazioni e pregiudizi, favorendo l'integrazione di immigrati e disabili e la cooperazione internazionale. Promotori dell'associazione anche Alessandro Ruben, Paola Concia, Isabella Rauti e numerose altre personalità bipartisan, specie donne provenienti da paesi diversi. Nel comitato d'onore, tra gli altri, il neo presidente della RAI Anna Maria Tarantola, la rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU sulla violenza contro i bambini Marta Santos Pais e la portavoce della parità delle donne Sandy Poverma. Io credo che i disordini scoppiati a Madrid la dicano lunga sull'instabilità dell'Eurozona, che è un'instabilità non soltanto finanziaria, ma un'instabilità sociale. Le disuguaglianze al tempo della crisi rischiano di essere esasperate, le disuguaglianze tra diverse classi sociali, le disuguaglianze tra generi, le disuguaglianze tra generazioni, le disuguaglianze tra diverse aree del paese, e questo ovviamente rischia di mettere in pericolo la coesione sociale, quella pace sociale su cui si fonda la convivenza civile. E allora questo aspetto della crisi economica credo che meriti attenzione, così come lo meritano gli altri, e mi riferisco cioè alle soluzioni tecniche, economiche, finanziarie, che ogni volta si prospettano per fornire risposte e soluzioni alla crisi economica, come lo scudo antispread, come un ruolo per esempio più americano della Banca Centrale Europea. Includere la condizione per far crescere e progredire il nostro paese. La disuguaglianza è un costo che non possiamo permetterci e non si possono sprecare talenti. Così esordisce l'ex ministro delle pari opportunità Mara Carfagna al battesimo di Diritti in Cammino. E la crisi, ha avvertito, rischia di esasperare la discriminazione. Per evitare che la crisi economica non diventi crisi sociale, ha concluso il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, si deve intervenire su stranieri, giovani, donne e mezzogiorno. Presenti alla tavola rotonda anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà e il ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Andrea Riccardi, il quale nel suo intervento ha ricordato che uno dei grandi diritti è quello di non essere soli. Perché la grande crisi che noi stiamo oggi vivendo è proprio quella della universalità dei diritti nel mondo globalizzato. Anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato al Presidente Mara Carfagna un messaggio augurale. Certo che l'associazione da lei promossa e l'incontro di oggi offriranno un contributo significativo all'analisi delle diverse disuguaglianze e all'individuazione di strategie idonee ad affrontarle.